cittadino rumeno di 31 anni che ha violentato una sua connazionale. La violenza è successa il 16 agosto a Lappano. La donna si è presentata, facciamo un po' di cronostoria della vicenda. Il 17 agosto questa donna è venuta in caserma da noi, in lacrime ovviamente. Il maresciallo, i carabinieri che erano lì hanno subito chiesto che cosa fosse successo. La donna ha cominciato dopo un po', all'inizio era un po' restia nel raccontare quello che fosse successo, alla fine, insomma, nella benevolenza dei carabinieri, ha raccontato quello che era successo il giorno prima. Il 16 agosto un soggetto armato di coltello, la mattina, era entrato in casa probabilmente forzando la porta a Lappano e l'aveva costretta puntandogli un coltello alla gola, il coltello alla gola, ad avere un rapporto sessuale con lei. La donna in un primo momento ha tentato di divincolarsi, di scappare. Il soggetto, il rumeno, l'ha inseguita e l'ha bloccata proprio nel piazzale antistante l'abitazione e, sempre con questo coltello puntato alla gola della donna, l'ha violentata. La donna, ovviamente, l'indomani, quando ha preso coraggio e è venuta in caserma, come ho detto prima, ha raccontato quello che è successo. Ha fatto una descrizione molto dettagliata del soggetto che l'aveva violentata il 16 agosto. Ha detto ovviamente che era un cittadino rumeno, che era un suo connazionale, e ci ha fornito una serie di particolari e una descrizione molto dettagliata. Primo fra tutti un particolare che riguardava proprio le zone intime di questo soggetto del violentatore. Sulla scorta della descrizione, delle caratteristiche che ci ha fornito la donna violentata, è stato fatto uno screening, un lavoro di intelligence, di analisi fatto dalla stazione carabinieri di San Pietro in Guarano, uno screening di tutta la comunità rumena della zona di Lappano, Castiglione Cosentino, San Pietro in Guarano, Zumpano, sono stati passati al setaccio tutti i rumeni, tutti i cittadini rumeni, fino a quando più o meno il cerchio si è ristretto su alcuni soggetti che potevano corrispondere alla descrizione fatta dalla donna. Individuata questa cerchia ristretta di rumeni, ovviamente coordinati dalla Procura della Repubblica sempre di Cosenza, come ho detto prima, sono stati fatti una serie di controlli più mirati su questi soggetti, fino a quando sono stati individuati, è stato individuato il rumeno e sulla scorta di un'ispezione fatta dai carabinieri è stato riscontrato appunto che aveva il particolare descritto dalla donna nelle zone intime. Un particolare alquanto bislacco. Era un tatuaggio? Non era un tatuaggio, no. Era neanche un piercing, era una, no, diciamo, una, no, no, artificiale. Un particolare artificiale, una pallina di plastica, anzi una pallina, tre palline di plastica all'interno della pelle, delle parti intime, sottocutanee, per probabilmente aumentare le capacità. Pronto. Le potenzialità virili, non lo sappiamo il motivo per cui l'ha fatta una cosa del genere, comunque una cosa artificiale, non naturale. Quindi sulla scorta di questa ispezione è stato messo un fermo di indiziato di delitto dalla procura. Il soggetto è stato fermato ieri sera, adesso è in carcere a Cosenza e sta attendendo l'udienza di convalida del GIP, ovviamente, ma come sapete tutti, per il reato di violenza sessuale che è contestato nel caso specifico c'è l'obbligo della custodia cautelare in carcere, quindi non è prevista una misura cautelare meno afflittiva della custodia cautelare in carcere. Questo è quello che è successo. La donna ha riportato delle lesioni su tutto il corpo all'atto della violenza, in quanto è stata bloccata dall'uomo sulle braccia, lesioni al collo, lievi lesioni prodotte dal coltello. Ovviamente l'identità della donna non viene fornita per ovvi motivi. L'identità dell'uomo violentatore è quella che vedete scritta sulla lastrina in PowerPoint. Questo è quello che è successo il 16 e 17 agosto e ieri sera all'esito dell'attività investigativa. Il procuratore della Repubblica, che ha seguito costantemente passo passo l'operato dei carabinieri, della compagnia di reni, della stazione di San Pietro in Guarano, e il dottor Tridico, che ha preso molto a cuore ovviamente, e il dottor Granieri, che hanno preso molto a cuore la vicenda e hanno dato le giuste direttive perché si potesse arrivare alla cattura del soggetto, del violentatore. Questo è quanto quello che è successo.